nocerino è anche ovviamente sinonimo di grande tradizione. Una di queste tradizioni è il pane biscottato, insomma, che va messo nell'acqua, che lo facciamo riposare un po', così si ammolla e poi lo mangiamo insieme. Tante prelibatezze di Luna Galante. Siamo a Nocera Superiore per il nostro classico appuntamento con i consigli del principe. Vi ricordo i siti internet www.lunagalante.it, www.famigliaprincipe.it. E con me c'è come sempre Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben trovato. Dicevo l'agro, Lorenzo. L'agro che è uno dei tuoi menù tipici, degustazione che proponi alle persone che vengono qui da Luna Galante, Famiglia Principe, 5 portate. Cominciamo. Allora, un trattino, come abbiamo detto l'altra volta, nell'attesa delle portate. Un trattino di questa settimana come partenza è un panino fatto vecchia maniera nel forno a legna. Lo serviamo con una pancetta artigianale che ci fa il nostro macellaio e una stracciata di bufala. E poi, se qualcuno magari non vuole il panino che tu proponi, ti fai un po' di tavolo, un po' di pane. Pane raffaello oppure pane toast e una falluccia e pancetta. Eccola. Andiamo a preparare il nostro panino. Quindi la stracciata di bufala, ecco qua, che lo utilizziamo come partenza. Ci mettiamo la nostra fettina di pancetta del maiale paretano, ecco, una bella macinata di pepe e un filo d'olio, nell'attesa che dalla cucina arrivano gli altri piatti. E noi li aspettiamo. Eccoci qua, allora sono arrivate altre pietanze. Dopo il panino, che cosa possiamo assaggiare? Timballo di zucchine foderate con verdura pastellata e ricotta di Jersey. Il primo piatto del menù agro di questa settimana è la tagliatella bruna, vecchia maniera, con lardo e patata ricciona. Velocissimamente, perché bruna? Che cosa c'è? Tagliatella bruna perché è fatta con crusca e cruschella, è uno dei primi piatti che l'antico pastificio nocerino ha realizzato qui nell'agro, con lardo e con patata. Buono. Il secondo di questa settimana del nostro menù è la coscia di pollo dell'Aia, glassata con la fava, visto che siamo due periodi delle fave, quindi periodo post pasquale, quindi con la nostra favetta. Il tutto come sempre è accompagnato da acqua ovviamente a tavola, da un buon calice di vino, e tra poco vedremo le altre portate, in particolare il dolce. Prima ovviamente Giovanni arriva col vino, il dolce questa settimana lo scopriamo tra un attimo. La conclusione del nostro menù degustazione l'agro con i dolci. Come quinta portata cosa c'è? Una tartelletta con una crema pasticciera, fragoline di bosco e cannolo con la gianduiella. E poi? E poi diamo spazio al cappuccino con una panna fresca al 50% più un caffè aromatizzato di arabica. Beh, straordinario. L'agro di Luna Galante di Lorenzo Principe, anche per stavolta è tutto. Ci ritroviamo la prossima settimana. Arrivederci.